Allora, eccoci qui e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della legge di Raoul e ci servirà questa come premessa per poi andare a dimostrare l'esistenza di una costante delle pressioni P, quindi in un equilibrio gassoso. Allora, le premesse che dobbiamo fare, anche per spiegare la legge di Raoul, è che nel passaggio in una soluzione di una specie chimica, quindi quando una specie chimica passa in soluzione, questa avviene con emissione o assorbimento di una certa quantità di energia termica. Quindi questo calore molare rappresenta lo scambio di calore che si ha tra le varie specie a pressione ambiente, quindi a pressione costante, ma rappresenta anche il valore delle entalpie molari di soluzione, però solo che sono ovviamente cambiati di segno, quindi il calore molare ha un segno opposto all'entalpia della soluzione, quindi sono uguali in modulo, ma opposto inverso. Le entalpie molari fanno altro che esprimere essenzialmente la variazione di energia potenziale che è dovuta alla rottura e alla formazione di legami ci sono fra le particelle delle specie chimiche che entrano in gioco nell'equilibrio e che quindi costituiscono anche la soluzione. Quindi per ottenere però risultati più generalizzabili, che vadano ovviamente al di là delle proprietà di qualsiasi specie chimica utilizzata, noi per spiegare la legge di Raoul utilizzeremo le soluzioni ideali, cioè quando utilizziamo le soluzioni ideali facciamo un'ipotesi per cui abbiamo l'assenza di interazioni tra le particelle del soluto e del solvente. Ovviamente chi è il soluto? Il soluto è la parte di insomma, specie chimica che si scioglie, mentre il solvente è la parte entro quale viene sciolto il soluto, all'interno del quale viene sciolto il soluto. Allora, quindi abbiamo detto, vogliamo parlare della legge di Raoul. Questa legge di Raoul ovviamente è espressa ovviamente per soluzioni ideali, abbiamo detto, e quindi riguarda essenzialmente la tensione di vapore di una data soluzione. Ovviamente a temperatura e a pressione costante. Perché? Adesso se noi prendiamo due tipi di soluzioni ideali, fatte di due liquidi A e B, ovviamente questa soluzione formata da questi due liquidi A e B viene contenuta all'interno di un recipiente sottovuoto, quindi, è stata tolta, tutta l'aria dall'interno del recipiente. Diciamo che la pressione P con 0, quindi la tensione di vapore all'interno di questo recipiente, chiameremo come pressione P, ad una data ovviamente temperatura T. Quindi otterremo questa tensione di vapore per questa temperatura una pressione PA, che è la tensione di vapore che corrisponde al liquido A, è una pressione di vapore PB che corrisponde al liquido B. Quindi a questo punto la pressione P, che appunto sarà la totale, quindi del liquido A più del liquido B, avrete capito bene, sarà dato dalla somma della pressione PA più pressione PB, dove ricordiamo che PA e PB a questo punto diventano le pressioni parziali dei liquidi A e B, perché alla stessa temperatura T possiamo indicare con P con 0 A la tensione di vapore del liquido A puro, cioè alle condizioni TPS, pressione e temperatura costante. E con P di 0 B indichiamo invece la tensione di vapore del liquido B puro, ovviamente sempre a TPS. Dunque vuol dire che PA e PB sono le pressioni parziali, quindi le pressioni che si hanno all'equilibrio, la cui somma ovviamente dà la pressione totale finale. A questo punto Raoul dimostrò che la pressione parziale della specie A e della specie B fosse data, per esempio, per la specie A, P con A, pressione parziale fosse data dal prodotto della frazione molare per quanto riguarda la specie chimica A, moltiplicata la tensione di vapore di PA, ovviamente a TPS, quindi tensione di vapore di A del liquido puro. A questo punto la stessa cosa vale per PB, cioè PB sarà data dalla frazione molare di B per la tensione di vapore di B. Ma come è espressa la frazione molare di A e di B? Una generica frazione molare xi sarà data dal numero di moli dell'elemento iesimo diviso il numero di moli totali. Quindi possiamo dire che la frazione molare dell'elemento A sarà data dal numero di moli di A suddiviso
sul numero di moli di A più il numero di moli di B. Allo stesso modo possiamo generalizzare per B, quindi la frazione molare di B sarà data dal numero di moli di B sul numero di moli di A più B, che possiamo dire ovviamente il numero di moli di A più il numero di moli di B rappresenta ovviamente la nostra numero di moli totali, se guardiamo ovviamente la relazione in generale. Quindi possiamo scrivere questa relazione qui, secondo la legge di Raoult, come pressione totale uguale a x di A per P0 di A più x di B per P0 di B. Ebbene, questa che abbiamo scritto adesso è praticamente la legge Raoult. Possiamo provare a dire che relazione c'è fra la composizione di una miscela di due liquidi e la composizione del suo vapore. Quindi a questo punto ci mettiamo sempre ad una temperatura costante, per cui noi vogliamo sapere appunto della composizione del liquido finale che si ottiene miscelando A più B con le loro rispettive frazioni molari, quindi XA ed XB. Vogliamo sapere la relazione che c'è ovviamente quindi tra questa composizione A più B e la composizione del vapore saturo e quindi con frazioni molari che diremo XA' e XB'. Quindi vogliamo stabilire che relazione c'è tra i liquidi puri e il vapore saturo, quindi concentrazione di liquidi puri e concentrazione di vapore saturo. Allora, quindi indichiamo sempre con P la pressione, in questo caso del vapore saturo, quindi pressione, e mentre con PA e PB indichiamo le pressioni parziali, ovviamente, delle specie chimiche A e B, quindi queste sono le pressioni parziali. A questo punto possiamo dire che la frazione molare X'A, quindi della composizione del vapore saturo, sarà dato dal rapporto di PA su P, mentre la composizione del vapore saturo per quanto riguarda BX' di B, quindi la frazione molare, possiamo dire, di B, sarà ovviamente data dal rapporto della pressione parziale PB sulla pressione totale del vapore saturo PB. Questo diciamo che stiamo scrivendo è possibile e possiamo ovviamente chiamarlo come le attività praticamente per quanto riguarda una delle miscele gassose, perché un'attività iesima di una miscela gassosa che rappresenta l'efficienza della data specie ad interagire, ad influenzare l'equilibrio in cui essa prende parte, sarà dato appunto per le specie gassose da gamma I per la pressione diciamo del parziale del gas, quindi possiamo dire PP, sulla pressione parziale diciamo al TPS, quindi del gas allo stato puro. In questo caso la nostra tensione di vapore è rappresentata dalla pressione P del vapore saturo. Quindi in questo caso noi stiamo ammettendo che A con I, quindi le attività A con I, siano uguali proprio alla frazione molare, quindi l'attività di A sia uguale alla frazione molare presente nel vapore saturo, quindi di A, quindi XA', e che l'attività di B sia uguale alla frazione molare XB', con gamma I, che intendiamo uguale a 1 se siamo in corrispondenza di soluzioni infinitamente diluite. Quindi ecco che esce il rapporto PB su P. A questo punto possiamo indicare X' di A, avendo visto la legge di Raoult prima, come P con A su, sotto avevamo la tensione di vapore che abbiamo visto, la pressione totale, praticamente quella che ci esprime la legge di Raoult, possiamo esprimerla come X con A per la pressione del liquido puro A più XB, quindi frazione molare di B, per la pressione del liquido B puro, quindi P0B. E a questo punto possiamo fare la stessa cosa con XB', quindi otterremo la stessa cosa, solo che qui avremo PB. E sotto ovviamente sempre la stessa cosa. Possiamo scegliere di ragionare su diciamo, solo costituente, quindi su una sola frazione molare, tanto poi le cose che tireremo fuori varranno la stessa cosa per x' di b. Scegliamo quindi di prenderci e di lavorare solo su xa' di a. A questo punto proviamo a portarci la pressione del liquido A puro in evidenza per ottenere che x' di a sia scritto come P
di A, quindi pressione parziale di A su pressione parziale di A puro, che moltiplica a questo punto 1 su x A più x B per il prodotto a questo punto di PB0, quindi pressione di B puro su pressione di A puro. Ma questa qui, che abbiamo portato in maniera anche voluta in evidenza, non è nient'altro che quello che abbiamo visto nella legge di Raoult, ovvero rappresenta la frazione molare, perché ricordiamo che la pressione PA per Raoult si indicava come x con A per P0 di A. A questo punto, se voglio x con A, dovrò fare pressione parziale di A su pressione di A puro. Quindi scriveremo x di A che moltiplica ovviamente tutto a questa parentesi qui. Quindi qui dentro ci andrà tutta questa parentesi. A questo punto ricordiamo che per definizione la somma delle frazioni molari, quindi x di A più xb, per definizione ovviamente è uguale a 1. Se la somma di xA più xb è uguale a 1, guardando questa relazione, quindi magari ce la scriviamo meglio, guardando questa relazione possiamo distinguere tre casi. Il primo caso vede quando la pressione di A puro è maggiore della pressione di B puro, allora ciò implica che la frazione molare che è nella soluzione A più B xA è minore della frazione molare che troviamo all'interno del vapore saturo. Poi, la seconda osservazione che facciamo è che se PA0, quindi pressione del liquido puro di A, è minore di PB0, allora otteniamo il contrario, cioè che xA sia maggiore di x' di A. Mentre la terza osservazione che facciamo è se PA0 è uguale proprio a PB0, allora xA è uguale a x' di A. Proviamo a dimostrare uno di questi e gli altri ovviamente poi sono semplici da dimostrare una volta capito il concetto. Quindi supponiamo per ipotesi che abbiamo già che x con A sia minore di xA'. Ora, se abbiamo detto che xA più xB deve essere uguale a 1, allora dire che xA è minore, anzi possiamo fare così, magari lo vediamo meglio, dire che xA' è maggiore di xA significa dire che xA' deve essere maggiore di xA cui viene moltiplicato questo 1 su xA più xB per PB0 su PA di 0. A questo punto possiamo anche dire che se portiamo questo denominatore, lo moltiplichiamo per xA'. Quindi otteniamo diciamo da questa, dalla 1, otteniamo la 2, una volta che abbiamo moltiplicato il denominatore per xA'. Quindi ricordandoci sempre che xA più xB deve essere uguale a 1, perché xA' di A sia maggiore di xA, significa che tutto questo nostro fattore, perché poi ovviamente sarà un fattore costante, dovrà ovviamente essere minore di 1. Ovviamente, perché? Adesso lo scopriamo. Quindi perché deve essere minore di 1? Perché vediamo che c'è una relazione di proporzionale inversa da x' a e tutto il fattore che vediamo nella relazione che ci siamo scritti qui. Vedete, quindi al crescere di questo fattore diminuisce xA'. Al diminuire di questo fattore aumenta xA'. Ma già che xA più xB deve essere uguale a 1, allora questo fattore qui, visto che abbiamo praticamente xA più xB per, diciamo, una costante che possiamo indicare il rapporto delle pressioni dei liquidi puri, allora questo fattore, quando verrà moltiplicato per xA', deve essere necessariamente minore di 1, perché quando ovviamente ritornerà al denominatore, sarà una quantità piccola, minore di 1 e maggiore di 0, perché altrimenti la frazione non potrebbe esistere, tale che essendo piccolo questo denominatore, tanto piccolo questo denominatore, allora sarà tanto grande x' di A. Quindi, se quel rapporto, questo qui, diciamo, questo prodotto, scusate, tutto questo qui deve essere minore di 1, quindi lo vediamo semplicemente dicendo che xA più xB per PB0 su PA0 deve essere minore di 1 e a questo punto possiamo dire che guardando la prima,
che x, vedete, quindi possiamo dire che vedendo la prima, xb più che xb per pb0 su pa di 0 deve essere minore di 1 meno xa. Ma 1 ovviamente ci ricorda il fatto che xa più xb per definizione d va a essere uguale a 1. Quindi possiamo dire che questo, diciamo, questa somma algebrica possiamo ancora scriverla come xb, okay? Perché verrà xa più xb meno xa, quindi le due xa si semplificheranno. A questo punto anche le due xb si semplificheranno e ci rimarrà che pb0 su pa di 0 è minore di 1. A questo punto otterremo che pb0 deve essere minore di pa di 0. Quindi se pb0 è minore di pa di 0, risulta, per l'ipotesi che abbiamo fatto, che x' di a è maggiore di xa. Questo ovviamente alla stessa maniera si dimostrano gli altri casi. Il caso più semplice ovviamente è questo qui, il 3, dove ovviamente se pb0 uguale a pba otterremo praticamente questa relazione che vedete, però ovviamente qui nel rapporto verrà 1, quindi sarà 1 su xa più xb, ma xa più xb per definizione è uguale a 1, quindi sarà x' uguale xa che moltiplica una costante che è 1 e quindi ritrovate ovviamente che xa è uguale a x'. Ma cosa ci vuole dire quindi queste cose che abbiamo detto? Il fatto che x' di a sia maggiore di xa ci vuole dire che la composizione del vapore è maggiore della composizione del liquido A. Quindi la soluzione è più ricca di vapore rispetto ad A che risulta essere più volatile rispetto a B. Mentre la seconda condizione per cui xA è maggiore di xA' è proprio l'inverso, vuol dire che la composizione di A è maggiore rispetto alla composizione di A presente all'interno del vapore saturo, pertanto la soluzione sarà più ricca di vapore rispetto al componente B che risulta essere più volatile del componente A. Quando ovviamente pA0 uguale a pb0 vuol dire che le due concentrazioni, quindi le due composizioni, quindi a questo punto abbiamo visto qual è la relazione, che sono praticamente queste tre osservazioni che abbiamo fatto, che c'è tra composizione di una miscela e la composizione del suo vapore. Possiamo dare un piccolo accenno alla prossima lezione, che ovviamente poi spiegheremo in un prossimo video, e che sarà ovviamente la variazione dell'energia libera nel fenomeno di soluzione. Quindi se consideriamo la variazione di energia libera molare, cioè relativa ad una mole di gas che passa da una pressione P con 1 ad una pressione P con 2, ovviamente ad una temperatura costante, che sono tutte le ipotesi che stiamo facendo fino ad ora anche per la legge di Raoult, stiamo dicendo che la temperatura sia costante ma la pressione varia da P1 a P2. Quindi ad esempio nel caso della legge di Raoult abbiamo detto che la pressione variava dal liquido puro A alla pressione parziale PA, o dal liquido puro quindi pressione parziale PB0 alla pressione parziale PB, sempre relativo al liquido B. Quindi possiamo esprimere questa variazione di energia molare come R per T per il logaritmo naturale del rapporto tra pressione 2 su pressione 1. Questo perché possiamo fare questa, diciamo, nostra interpretazione? Perché sappiamo che una variazione elementare di energia libera può essere espressa come volume per una variazione di pressione elementare meno entropia per una variazione di temperatura elementare. Ora, se consideriamo la temperatura dT, quindi la temperatura T costante, lo sarà anche l'infinitesimo, quindi questa sarà tutta ovviamente una costante. Dire costante posso ammettere anche che la temperatura sia pari a 0 gradi centigradi, perché ovviamente la TPS è pari a temperatura a 0 gradi centigradi e pressione ad un'atmosfera. Quindi 0 è anche una costante, quindi tutto questo lo posso eliminare. Per cui avrò che dg si scriverà come volume V per una variazione di pressione elementare. A questo punto, se
io vado ad integrare sia a destra che a sinistra da due pressioni che sono proprio P1 e P2, e qui passando dalla energia libera G1 a G2, otterrò ovviamente un delta G che sarà uguale a un volume V per la differenza di pressione P2 meno P1. Ma se io mi esprimo in questo integrale il volume V, ipotizzando che valga la legge dei gas, perché stiamo parlando sempre di soluzione ideale, quindi di gas anche ideali, a questo punto il volume P posso scrivere anche come n per r per t su P. Quindi quell'integrale si scriverà come integrale da P1 a P2 di n per r per t su P in dp, che ovviamente, svolgendo questo semplice integrale, sarà uguale al logaritmo naturale della pressione P2 sulla pressione P con 1 più una costante. E a questo punto, quindi, questa delta G, anziché esprimerla così, quindi di dire che il volume è costante, ma esprimendo il volume in funzione della pressione, diremo che appunto delta G si potrà scrivere, quindi delta G di una mole di gas, quindi questo barrato significa relativo ad una mole di gas, quindi questo n qui posso immaginarlo come 1, quindi una mole di gas, avrò che delta G sarà uguale a r per t, quindi la costante r per t esce fuori, per logaritmo naturale di P2 su P1 più una certa costante. Questa costante non è nient'altro che quello s per dt, che ovviamente non ritroviamo perché abbiamo detto che la temperatura è costante e nella TPS è proprio pari a 0 gradi centigradi. Quindi a questo punto, avendo espresso così la variazione di energia libera molare, possiamo dare semplicemente alcune condizioni. Per cui quando si ha il passaggio da una pressione P1 a una pressione P2, e ad esempio in questo caso che abbiamo studiato noi, della legge di Raoult, per cui i due liquidi passano, che si mescolano, quindi due liquidi A e B che si mescolano tra di loro, passano dalla pressione PA di 0, che è la pressione del liquido puro di A, ovviamente PB di 0, entrambe passano, una PA e l'altra PB, possiamo scrivere che la variazione di energia libera di vapore, ovviamente relativa al liquido A, sarà uguale a RT, logaritmo naturale di pressione parziale PA su pressione parziale P0A, mentre la variazione di energia libera, sempre per il vapore, relativa a B, sarà uguale a RT, logaritmo naturale di pressione parziale di B su pressione del liquido puro B. Questo ovviamente ci servirà perché, essendo in un equilibrio chimico, quindi c'è un equilibrio tra fase liquida e fase gassosa, potremmo dire che la variazione molare di energia libera relativa al vapore, per quanto riguarda A, quindi dal liquido A, sarà uguale alla variazione di energia libera del liquido stesso, quindi di A, e che la variazione di energia molare del vapore relativa a B sarà uguale alla variazione di energia libera del liquido B. Dunque, questa relazione ci semplificherà molto per quando dobbiamo, nella prossima lezione, spiegare la variazione della energia libera del mescolamento, per andare a vedere dunque quando, nelle condizioni ideali, si avrà, una reazione spontanea, e poi ovviamente faremo il confronto con il caso reale. Vedremo che, ovviamente ci saranno, alcune cose che nel caso ideale ovviamente non vengono prese in considerazione. Quindi questi sono i primi passi da fare per quindi imparare le cose che ci servono per poter poi andare a spiegare la costante Kp per quanto riguarda le pressioni. E dunque facciamo solo un piccolo appunto sul fatto da dove esce praticamente che dg si possa scrivere praticamente in questa maniera qua, molto veloce. Consideriamo che poi ci spiegherà anche il fatto perché le variazioni di energia molari di un vapore, nella fase vapore di A è uguale alla variazione di energia libera per quanto riguarda nella fase vapida di A. Per
Perché se consideriamo quindi un liquido presente a una data temperatura, una data pressione all'interno di un recipiente, quindi costituito da una sola specie chimica che possiamo dire A, ovviamente possiamo trovare l'equilibrio liquido-vapore, per cui possiamo avere che la pressione del vapore sarà uguale alla pressione del liquido, che la temperatura quindi del liquido sarà uguale alla temperatura del vapore e che l'energia libera molare del liquido sarà uguale all'energia molare del vapore. Se operiamo delle variazioni infinitesime sulle energie libere, quindi scriviamo che GL più delta GL molare è uguale a una energia libera molare del vapore più una delta GV molare del vapore, ovviamente per la linearità dei polinomi possiamo dire che delta G con L a questo punto sarà uguale anche a delta GV, quindi è una variazione infinitesima dell'energia libera molare del liquido è uguale a una variazione infinitesima dell'energia libera molare del vapore, per cui ovviamente ricordando sempre che nelle condizioni di equilibrio abbiamo che a questo punto delta G è uguale all'energia libera del vapore meno all'energia libera del liquido uguale a zero perché siamo sempre in equilibrio, possiamo dire e ricordandoci sempre che a questo punto G può essere espressa come entalpia meno T per entropia. Ci ricordiamo anche che l'entalpia può essere espressa come energia libera più P per V. A questo punto, considerando queste due cose, possiamo dire che G sarà uguale a U più P per V meno t per s. Quando otteniamo, quindi mettiamo l'operatore infinitesimo, otterremo dg che sarà uguale a du più p dv più dp, facciamo v per dp, meno s per dt, meno ovviamente t per ds. Quindi a questo punto, ottenendo questa relazione, e se l'unico lavoro che il sistema può produrre è del tipo pressione, volume, quindi dal primo principio della termodinamica, sappiamo che dU, quindi la variazione infinitesima di energia libera, può essere espressa come variazione infinitesima del calore reversibile dato meno la variazione infinitesima del lavoro reversibile. Per cui questo io potrò scriverla, ovviamente, ricordando sempre che entropia si scrive anche come Q reversibile su T, avrò ds per T meno P per dV. Ovviamente stiamo dicendo quindi che stiamo a una pressione e a una temperatura che sono costanti. Quindi questo però per il primo principio della termodinamica deve essere uguale a 0 e sarà 0 se solo se ovviamente du meno ds per T più P dV ovviamente è uguale a 0, ma questo è proprio, ovviamente sono questi termini, quindi du meno ds per t che è questo, e più P dV che è questo, quindi questo più questo deve essere uguale a 0 e quindi possiamo toglierli dalla nostra relazione ed uscire fuori che appunto delta G sarà uguale a V per dP meno s per dt. Ora, con la conclusione, per cui ovviamente abbiamo detto che ci mettiamo anche nella temperatura quindi costante, quindi a 0 gradi centigradi, tutto questo salta fuori e quindi verrà che delta G sarà uguale a V per dp. E ovviamente continuando possiamo ottenere quindi la relazione che abbiamo ottenuto prima. Questo è anche un processo che ci porta poi a spiegare l'equazione di Clapeyron, ma non è argomento di questa lezione, era solo un appunto per dire ovviamente da dove usciva questa formula qui cerchiata in rosso, ovviamente poi l'energia libera molare del liquido è uguale all'energia libera molare del vapore. Ce lo siamo andati a spiegare con delle semplici diciamo considerazioni termodinamiche, ultimo appunto perché ovviamente del Q reversibile si può scrivere come ds per dt, perché io quando utilizzo l'operatore ds qui ovviamente sarà operatore anche su Q reversibile, quindi sarà ds uguale a del Q reversibile su t, che ovviamente se voglio del Q reversibile è chiaro dovrò fare ds per t. Quindi questo è un ultimo appunto.
E dunque, con la legge di Raoul che abbiamo spiegato oggi, abbiamo messo, e quindi con poi ovviamente un pochino tralasciando il fatto della relazione che c'è tra le concentrazioni dei liquidi A più B con il vapore saturo, quelle sono le considerazioni che si fanno sulla legge di Raoul. La legge di Raoul presa in sé e queste considerazioni che stiamo incominciando a fare oggi, che poi faremo nel prossimo video, ci porteranno a capire determinate cose, come poi poter calcolare il KPS. Quindi credo che possiamo adesso finire qui il nostro video. Mi scuso se sarà uscito troppo lungo, ma diciamo gli argomenti da fare sono abbastanza lunghi in questo caso, e io cerco ovviamente di metterli in un solo video, magari due argomenti, un argomento e mezzo quello che abbiamo fatto oggi, per non avere ovviamente un'infinità di video che ovviamente parlano di una sola cosa. Quindi noi ci rivediamo al prossimo video, dove continueremo a spiegare quindi il delta G di mescolamento, e dunque appuntamento al prossimo video.